Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio della Speedy Brain e sono il vostro consulente e-commerce Amazon. Mi raccomando, rimanete fino in fondo perché oggi parleremo di numeri. I numeri che sono la cosa più importante per fare questo business e vi voglio far vedere come si calcolano e come si fanno delle previsioni sul numero di pezzi che andremo a vendere di un determinato prodotto, facendo un sales forecast che ci dice anche più o meno quante unità andremo a dover ordinare per restare sul mercato e non andare out of stock. Faremo anche delle previsioni di guadagno, insomma, faremo una simulazione completa di un sales forecast. Ragazzi, sono cose importantissime per fare business dalla A alla Z su Amazon. E che io vi faccio vedere perché ho fatto per 25 anni il business control e manager nelle multinazionali, quindi applico quello che si applica a livelli elevati nelle multinazionali al business di Amazon. Serve, non serve? Assolutamente serve, ragazzi, il business plan, il sales forecast, perché altrimenti non avete cognizione di quello che andrete a fare. Io vedo tantissime persone che fanno video, però non vi fanno mai vedere i numeri, vi fanno vedere solo cose belle. Risultati, numeri buttati così, però non vi fanno mai vedere quello che c'è dietro, come si raggiungono per giustificare il fatto se poi sono veri o meno questi numeri. Io vi faccio vedere come si costruisce un business plan, un sales forecast che voi potete andare poi ovviamente ad applicare al vostro case study, ok? Però prima, ragazzi, iscrivetevi al canale, è molto importante. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti questi video che sono veramente, ragazzi, importantissimi e che soprattutto non fa nessuno. Allora, sales forecast, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Eccolo qui, vi condivido il mio foglio lavoro. Facciamo una simulazione di un sales forecast per un marsupio da running, quindi io già mi sono scaricato con X-Ray. Diciamo l'analisi, ok, ragazzi, sono numeri ovviamente su prodotti che io non venderei, però dobbiamo prendere un qualcosa per fare l'esempio. Che cosa andiamo a prendere? Vedete, qui ho uno scenario medio che voglio registrare. Vado a prendere le monthly sales 46.985, l'average price 17, quindi significa che io ho 2.764 pezzi medi venduti all'interno della nicchia per 46.985 di fatturato. Che cosa poi vado a inserire? Vado a inserire il margine medio in base al prezzo iniziale di vendita. Ovviamente questo è il tempo zero, quando io faccio il lancio e venderò a un prezzo medio di 13, che è molto inferiore all'average price, perché sto lanciando il prodotto. All'average price ovviamente ci arriverò dopo che avrò consolidato le vendite. Quindi adesso utilizzeremo questo foglio di calcolo, ragazzi. Qui c'è pure qualche cosa che è inventata, le commissioni sono inventate, però lasciate perdere questo qui. A 13, simulando che io ho quel tipo di spese, avrò un 21,46 di margine. Poi nella realtà ne avrete di meno, ne avrete di più, ma è solo per farvi vedere come funziona il foglio. Quindi a 13 ho un 21% di margine e soprattutto qui inserisco un andamento delle vendite. Io, per mia esperienza, ragazzi, il top massimo che potete raggiungere è il 10-11% delle unit vendute mediamente all'interno della nicchia. Quindi prima, ovviamente, che io lo raggiungo, devo passare per il lancio, per il consolidamento delle vendite. E di conseguenza, vedete, c'è un andamento delle vendite e un andamento del prezzo che parte da un minimo fino ad arrivare a un massimo di 19, che sono 2 euro sopra l'average price. Ragazzi, scordate di vendere prodotti premium su Amazon, potete vendere prodotti massimo 2 euro, 3 euro sopra l'average price, non di più, ok? E per mia esperienza non si va oltre il 10-11% diciamo di unità vendute della media, ok? Ovviamente scenario medio, io qui sto facendo scenario medio, scenario sotto la media e scenario sopra la media, ok?
Quindi portando avanti questa simulazione, quindi abbiamo detto che a 13 ho il 21%, a 14, quindi qui metterò 14, avrò il 25,73, quindi mettiamo 26, ok? A 15 avrò, vedete, cambio, avrò il 29,43, quindi mettiamo 29, ok? A 15. A 16 avrò un margine del 32,67, quindi mettiamo 33, a 17, siamo alla media di mercato, avrò 35,52, quindi metterò 35, a 18 avrò 38%, quindi metterò 38 fino ad arrivare a 19, che è il nostro limite, dove realizzeremo un margine lordo del 40%. Ragazzi, stiamo parlando di margine lordo, ok? Quindi non stiamo parlando di margine netta al netto delle PPC, gross margin, ok? Quindi avremo un gross margin del 40%, ok? Questo è un po' il massimo che possiamo ottenere, ragazzi, ok? E questo è l'andamento delle vendite, quindi il 3% di 2764, vedete, mi dà il numero dei pezzi venduti, il 3% di 2764, quindi sviluppo tutto questo fino ad arrivare a un massimo di 304 unità vendute. Considerate che il top competitor ne vende 914, quindi 304 è un numero raggiungibile, perché se andate a vedere più o meno nella media, medio alto come numero di pezzi venduti, ok? E quindi svilupperemo 40.000 euro di fatturato con un margine lordo, un gross margine di 14.456, qui ho il grafico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da qui, ragazzi, significa che quanti pezzi abbiamo venduto in un anno? Abbiamo venduto, ragazzi, 2349 pezzi. Quindi se voi sapete che prendere in Cina questo prodotto, o in Italia o in Europa, dove volete voi, questo è applicabile, ci vogliono, non so, 3 mesi per produrli, ovviamente io già da qui so che se io parto, all'inizio ne vendo 83, il secondo mese 111, il terzo mese 138, un mese ce lo devo avere di cuscinetto per sicurezza, significa che io il primo ordine minimo, ragazzi, dovrò avere 470 pezzi per questo prodotto, ok? Quindi questo qua vi semplifica la vita. Ovviamente dovete fare la stessa cosa per fare uno scenario sotto la media, quindi qui i prezzi possiamo pure lasciarli uguale, no? Quindi andate a copiare i prezzi, lasciamo quindi anche uguale il gross margin. Quello che cambierà sarà l'andamento delle vendite, che quello iniziale era questo, quindi lo copiamo per fare tutta la media. Dobbiamo prevedere di meno, quindi che ne so, il primo mese l'1%, il secondo mese il 2, quindi un qualcosa che va malino, ok? Che vi dà più un'idea di quello che potrebbe succedere, questo soprattutto, ragazzi, a livello di costi, no? Quindi come vedete avete comunque un gross margin a valore buono, ma il fatturato è più basso, sotto la media comunque andremo bene, fermo restando, ragazzi, che questi valori poi siano corretti. Ovviamente dovete mettere qui, ragazzi, i valori giusti per il vostro prodotto, in modo che vi fate un'idea sia del gross margin sia del diciamo dei pezzi venduti. In questo caso, per fare 4 mesi di inventario vi basterebbero 289 unità. A questi, ovviamente, ragazzi, ci dovete mettere i pezzi necessari per il lancio, quindi che ne so, qui oltre ai 470 pezzi, un lancio minimo mettete per sicurezza una cinquantina di prodotti, e quindi ecco qui che ci stiamo, 520 pezzi, ok? Stessa cosa qua sotto. Ovviamente se la fabbrica italiana vi produce in un mese, e qui significa che 2 mesi di inventario vi bastano, ok? Quindi in questo caso vi basterebbero 200 pezzi. Questo è scenario medio. Scenario sotto la media, cosa succede in caso di scenario sopra la media?
Anche qui, ragazzi, allora, questi sono numeri che rimangono per adesso fermi. Magari scenario sopra la media, prendiamo, lavoriamo su quello alla media, ci aggiungiamo qualcosa. Dice, stiamo andando talmente bene che, per esempio, parto da 13, però già vendo subito a 15. Quindi magari qui vi alzate il gross margin, mettete 29, qui addirittura fate subito 16, quindi fate il 33, e qui magari aumentate le vendite, questo diventa 4, questo 5, questo 6, questo 7, perché il prodotto esplode, quindi 9, già raggiungete il 10, 11, addirittura, ragazzi, è un po' fantascienza fare il 14-15% della nicchia, però questo è uno scenario sopra la media che in questo caso, come vedete, dovreste ordinare con 4 mesi di tempi di produzione 600 pezzi più il lancio circa 650 pezzi. Quindi passiamo dai 2349 ai 2930, ok? Queste sono tutte assumption, si chiamano assumption, sono, chiamiamoli business case, che voi implementate per avere chiaramente un po' l'idea. Poi ovviamente quando fate il primo ordine vedete se questo l'andamento reale è più o meno nella media o è sotto la media o è sopra la media. Quindi se vedete che in realtà le cose vanno meglio, voi avete già dei dati reali e aggiornate lo scenario con i dati reali e facendo delle previsioni più accurate. Però questo vi dà un'idea di quello che potete andare a vendita e soprattutto è concreto rispetto a quello che è l'andamento reale della media di mercato. Ragazzi, fatemi sapere se questi video vi piacciono, perché sono molto molto importanti secondo me. Poi andremo a sviscerare pure altre cose, a costruire il business plan, il financial plan, però mi raccomando, continuate a seguirmi perché è veramente importante sviscerare questi dati e soprattutto serve per fare il business fatto bene. Ragazzi, contattatemi, qui ci sono i miei numeri in WhatsApp, soprattutto se volete la mia assistenza, se volete che io vi seguo da A alla Z. Io queste cose le faccio da anni, ragazzi, se sto sul mercato ormai dal 2017 ci sarà una ragione, e vengo, ho un background, vengo dalle multinazionali, penso di avere delle conoscenze molto approfondite del business. Quindi contattatemi con fiducia, perché io poi vi seguo, ripeto, da A alla Z, vi porto dalla ricerca del prodotto fino al lancio, fino a quando non vendete, se volete anche ad account gestito, ovviamente se avete delle cifre però degne da investire, in modo che ci fanno guadagnare sia a me che a voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Power come sempre!